L'area canatese ritrova stadio, pubblico e tre punti. Solo i supporters di casa restano fuori dal Tubaldi al grido di «Rispetto per i tifosi, godetevi il silenzio». Il San Nicolò di mister Epifani, nonostante un tempo in superiorità numerica, non riesce a recuperare una gara che sul piano del possesso palla e delle occasioni domina dall'inizio alla fine. L'11 di Meco Monaco deve far fronte a numerose defezioni, quasi obbligato il 4-5-1. Epifani risponde con il consolidato 4-2-3-1, con Casolla al posto dello squalificato Mozzoni, punta centrale. Gli ospiti in casacca granata si vedono al quarto con una punizione dai 30 metri di Merlonghi, parata a terra da Verdicchio. Due minuti dopo, lancio dalle retrovie, in piena area, Miani non aggancia il pallone e l'azione della recanatese sfuma. Al tredicesimo arriva un cross di Massetti dalla destra, Casolla colpisce di testa ma la palla finisce sul fondo. Netta supremazia territoriale del San Nicolò, ma al 28esimo passano i leopardiani. Rapaccini riconquista palla, dalla destra calibratissimo cross al centro di Agostinelli per la testa di Miani che beffa così calore, al Tubaldi è 1-0. Il San Nicolò non accusa il colpo, continua ad attaccare. Al 38esimo erroraccio di Garcia a metà campo, Massetti recupera palla e in contropiede serve Merlonghi che però trova di fronte a sé un ottimo Verdicchio. Un minuto dopo ancora Merlonghi pericoloso, si gira e va al tiro, palla alta di poco. Tutti a riposo sull'1-0 per i padroni di casa, cinici nello sfruttare l'unica vera occasione da gol. Appena il tempo di rientrare in campo e arriva il raddoppio della recanatese. Al secondo minuto cavalcata sulla fascia di Mariani che entra in area e viene atterrato da Petronio. Per l'arbitro è rigore. Dagli 11 metri trasforma imparabilmente Miani e il 2-0. Ci provano gli ospiti al sesto con una punizione di Margarita, ma la palla sfiora il palo alla destra di Verdicchio. All'ottavo, pericolosissimo il San Nicolò. Punizione della lunga distanza di Merlonghi, Verdicchio respinge corto, quasi sulla linea, Falco anticipa la corrente del Giglio e mette in angolo. Al 19esimo, lancio dalle retrovie, Merlonghi entra in aria, ma viene chiuso ancora da Verdicchio, che neutralizza la conclusione del numero 10 ospite. Al 28esimo, il San Nicolò accorcia le distanze. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo svetta di testa Rapino in piena area e mette alle spalle di Verdicchio, 2-1. Inizia da questo momento in poi un vero e proprio assedio degli ospiti su una recanatese rimasta in 10 per espulsione per doppia ammonizione di Rapaccini. Al 32esimo ci prova De Gidio, entrato al posto di Massetti e solo esterno della rete. Dopo 4 minuti di recupero arriva il fischio finale al Tubaldi, vince la recanatese 2-1, 4 punti in due gare per Meco Monaco subentrato a Magrini, mentre il San Nicolò con un solo punto nelle ultime tre gare guarda la Samp scappare via a più 9.